Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi 13 di agosto. Vediamo cosa ci propone il libro dell'anno oggi. Versetto di oggi. Gesù disse loro, perché avete paura? Matteo 8:26. Avete paura? Ha detto Gesù. E in effetti, se noi crediamo in Gesù come Dio, Dio è onnipotente, Gesù è onnipotente. Quindi non dobbiamo mai avere paura, non c'è niente che possa andare contro Gesù. Gesù è infinitamente potente, quindi non dobbiamo mai avere paura. Questa è l'esortazione del versetto di oggi. Gesù è con noi, non abbiate paura. Morti, solo crescendo i propri figli si può capire quanto è stato grande l'amore dei genitori. Solo crescendo i propri figli si capisce quanto è stato grande l'amore dei genitori. È molto bello questo. Infatti si capiscono i sacrifici fatti, le difficoltà affrontate, tutto quello che i genitori hanno dovuto subire, fare, pensare. È stato grandissimo, ma non ce ne rendiamo conto fino a che non cresciamo noi. I nostri figli, allora capiamo perché affrontiamo direttamente questi problemi, ma un motto molto interessante per la vita quotidiana. Chi prende una capanna ne prende anche i topi e gli scarafaggi, proverbio africano. Proverbio africano di grande saggezza: se tu compri una casa, compri anche gli scarafaggi che ci sono dentro, no? Quindi bisogna rendersi conto che ogni questione ha gli aspetti positivi, ma anche gli aspetti negativi. Dobbiamo affrontare gli aspetti positivi, ma anche quelli negativi. Questa è una norma di saggezza. Poi. Poi abbiamo lo studio che continua il significato spirituale dei numeri. Significato spirituale dei numeri, continuiamo. Vediamo uno per uno. 8 indica resurrezione, rigenerazione, un nuovo inizio. Un nuovo inizio, infatti è 7 più 1, 7 è la perfezione, il numero della perfezione. Al di là del 7 c'è l'8. Infatti abbiamo già detto che il nome Gesù in greco, Jesus, ha valore numerico 888, 888, e si contrappone al 666, valore numerico della tradizione. La parola greca tradizione, paradosis, ha valore 666, 666. Quindi la tradizione, la religione, si contrappone a Gesù, la parola di Dio, Gesù 888. E tutti i nomi collegati con Gesù sono multipli di 8, per esempio verità, aletheia, valore 64, 8 per 8. Tutti i numeri collegati con Gesù sono collegati con l'8. E il nome Gesù, oltre ad avere valore numerico 888, c'è anche 888 volte nel Nuovo Testamento. Insomma, tutto è legato al numero 8 per quanto riguarda Gesù. Quindi un numero importante e giustamente collegato con la resurrezione. 7 più 1, la nuova vita. Poi. Numero 9 ha a che fare con il giudizio. Con i suoi multipli è il segno distintivo di tutto ciò che ha a che fare con il giudizio, il bene e il male. Numero 10 indica perfezione dell'ordine, completa un ordine e ne inizia uno nuovo. Numero 11, vedi il 22, 11 è la metà di 22. 12 indica perfezione nel governo. Tutto ciò che ha a che fare con il governo in cielo e in terra è collegato al numero 12, tribù, apostoli, misura del tempo, eccetera. 13 indica ribellione, apostasia, disintegrazione. Il 13 e i suoi multipli si vedono in tutti i numeri e nella Gematria. gematria di tutti i nomi e i brani che hanno a che fare con la ribellione. Continua domani. Bene, vorrei dire che per quanto riguarda tutti i ragionamenti sui numeri, non dobbiamo farci delle idee strane. Sono collegati al testo scritto della Bibbia, mostrano che c'è un'armonia e un disegno in tutto il testo scritto della Bibbia. E che dimostra che la Bibbia è parola di Dio. Non dobbiamo pensare che un certo numero sia influente, tipo l'astrologia, non c'entra proprio niente. È una questione di numerologia biblica che dimostra la perfezione della Bibbia e che ci aiuta se Gesù c'è 888 volte nel Nuovo Testamento,
vuol dire che anche Jesus greco 888 volte, dobbiamo dire anche in italiano 888 Gesù, e così le varie parole vanno messe nelle stesse strutture che sono nell'originale. Ma non pensiamo che i numeri siano determinanti per il carattere delle persone, non c'entra niente questo, eh? Non facciamoci delle idee strane. Riguarda il testo della Bibbia, l'armonia del testo della Bibbia, le strutture interne del testo della Bibbia. Quindi domani poi continuerà ancora questo discorso sui significati dei numeri nella Bibbia. Poi cosa abbiamo oggi? Oggi si divide tra oggi e domani. Genesi 3, serpente o nasce? Comincia il discorso su Genesi 3. Il personaggio che parlava con Eva non era un serpente, ma era un Nahash, un essere angelico. Un essere angelico come i cherubini, i serafini. Leggiamo una breve descrizione, poi continuerà domani di questo problema. La parola ebraica tradotta con serpente, Genesi 3, è Nash, e ricorre nell'Antico Testamento 49 volte. In ebraico, 7 per Nash. 7 sempre, 49 volte, 7 per 7. Quindi vedete, ogni parola ha una struttura precisa. Poi. Ebraico, Nash significa primo serpente, 18 volte. Secondo serpente di mare, 3 Ah, 18 volte. volte è 3 per 6, è 3 per 6, 18, 6, 6, 6. Poi. Secondo serpente di mare, 3 volte. Terzo serpente di rame, 3 volte. Quattro serpente ardente, 2 volte. Quinto Nash, nome proprio di persona, 9 volte. Sesto rame, bronzo, 9 volte. Settimo Nash, essere angelico come i serafini o i cherubini, 5 volte. In Genesi 3, la traduzione è certamente Nash. Essere angelico ribelle. Cioè è chiaro in base alle seguenti considerazioni che primo non era un serpente. I serpenti erano già stati creati ed erano già striscianti, 1,26, mentre in Genesi questo essere non striscia, è in posizione eretta, vedi 3,14. B parlava, ma i serpenti non hanno organi Suonatori. fonatori. Ed Eva non trova strano che questo essere parli. C, se fosse stato un serpente, non avrebbe avuto alcuna influenza su Eva, perché le sarebbe stato nettamente inferiore. Vedi 1,28. Secondo era un essere angelico. Parlava con una certa influenza sull'uomo. Sembra pretendere di avere una conoscenza superiore a quella dell'uomo. B. Era Satana. Apocalisse 22. Notare che Genesi 3, Apocalisse 20 sono il terzo e il terz'ultimo capitolo della Bibbia. Continua domani. Bene, quindi abbiamo cominciato a capire che in Genesi 3 non era un serpente, ma era un essere angelico ribelle. Bene, poi cosa abbiamo oggi? Soggetti Soggetti di preghiera, le di preghiera, quali sono oggi? Le chiese evangeliche della mia provincia. chiese evangeliche della mia provincia, per la loro vita, la loro testimonianza. Non so come si pronuncia, ma è Tamaya Tamahak. Tuareg Beh, dell'Africa del la lingua Nord. dei Tuareg. Preghiamo per i figli dei missionari che spesso devono vivere in situazioni nuove e a volte Eh difficili. sì, i figli dei missionari in regioni africane o in regioni dove si va come pionieri, a volte sono davvero hanno difficoltà ad ambientarsi, eccetera. Quindi preghiamo per i figli dei missionari, che a volte affrontano situazioni piuttosto complesse. Poi, Beh, poi c'è la lettura della Bibbia in un anno, eccetera. soggetti L'abbiamo di fatto preghiera oggi? c'è solo questo. Sì, l'abbiamo fatto oggi perché almeno non abbiamo saltato la seconda parte di Genesi 3, serpente Nash, che è domani, quindi Ho l'abbiamo fatto anche capito. oggi. Quindi, benissimo, le chiese evangeliche della nostra regione come soggetto di preghiera. E ritorniamo allora all'esortazione iniziale.
il versetto diceva, riportava... Gesù disse loro: perché avete paura? Perché Matteo 8:26. Ripeti la citazione. Gesù disse loro: perché avete paura? Matteo 8:26. Matteo 8:26. Perché avete paura? Gesù sembra un po' deluso, come dire: ma non avete capito che io sono Dio? Non avete capito che io sono onnipotente? Perché quindi avete paura? Quindi prendiamo per noi oggi questa esortazione, questa affermazione. Perché Danilo hai paura? Perché avete paura? Non dovete aver paura, io sono con voi tutti i giorni, io sono con voi sempre, adesso, in questo momento, sono con voi e sono onnipotente, non c'è nessuno più forte di me, dice Gesù. Perché avete paura? Non dovete avere paura. Quindi questo è il messaggio che ci portiamo a casa oggi. Non dobbiamo avere paura. Gloria al Signore. A presto.